Quindi. Buongiorno a tutti, buongiorno ovviamente e benvenuto a Enda Kenny, al primo ministro irlandese, a tutta la sua delegazione. Sono davvero molto felice che Enda abbia avuto il tempo di visitare il padiglione, di visitare l'Expo, il padiglione irlandese che è molto bello, che viaggia intorno al milione di visitatori. E poi di aver avuto il tempo di un vertice bilaterale qua. È un periodo in cui ci vediamo spesso durante le riunioni del Consiglio europeo, dell'Euro Summit, e devo dire che io ho avuto modo di apprezzare la leadership, la visione, la saggezza di Enda nei colloqui, negli incontri, anche in qualche seduta un po' animata del Consiglio europeo. Io sono tra quelli che ogni tanto fa sentire un po' la sua voce, anche in modo forse non troppo diplomatico, in modo un po' acceso. Enda è molto saggio e ci richiama spesso ai valori comuni della identità europea, che sono molto importanti, in particolar modo in questo momento storico. Abbiamo discusso di molte questioni, delle questioni legate alla immigrazione, delle questioni legate alla valutazione sulla necessità di investire sulla crescita e non soltanto sulla austerity. Abbiamo discusso della necessità di fare le riforme strutturali. Noi oggi abbiamo dei dati molto molto importanti in Italia, un'ulteriore dimostrazione che facendo le riforme le cose cambiano, i dati di nuovo dell'occupazione, i dati della crescita della produzione industriale sono ancora molto bassi rispetto a quello che noi siamo convinti che potrà essere fatto, ma sono molto più alti del recente passato, sono veramente il segno di un'inversione. Questo perché? Perché quando si fanno le riforme poi le cose cambiano. E lo dimostra oggi il dato sulla produzione industriale, lo dimostra il dato sull'occupazione, ma lo dimostra soprattutto l'esperienza irlandese, dove abbiamo visto come la globalizzazione possa essere un grande asset per quel paese e non un problema. Abbiamo discusso anche di questo, abbiamo discusso dei rapporti bilaterali delle nostre aziende, delle aziende irlandesi, abbiamo discusso anche del Sei Nazioni, ma di questo non ne parliamo perché gli irlandesi sono molto più forti di noi. E abbiamo naturalmente affrontato le questioni di maggiore attualità nel panorama europeo, la vicenda greca. Noi speriamo di non rivederci anche domenica, questo vorrebbe dire che l'accordo potrebbe essere fatto nella giornata di sabato direttamente dai ministri dell'economia, senza bisogno di un ulteriore summit domenica. Abbiamo discusso delle questioni di politica estera, dal Mediterraneo alla partnership orientale. Quindi abbiamo fatto un quadro di insieme, permettetemi di chiudere dicendo che la visita di Enda per noi è importante anche perché l'Irlanda è un paese che è adorato, è amato molto dagli italiani e è comprensibile che ciò accada. Scherzavamo sull'importanza che c'è, devo dire, indipendentemente dalla formazione politica, da sinistra come a destra, verso il popolo irlandese, verso il lifestyle irlandese, verso più in generale la capacità di condividere valori ancorati al passato e sguardo orgoglioso verso il futuro. Queste sono caratteristiche che rendono i nostri popoli popoli molto simili. Se ci pensate, un secolo fa italiani e irlandesi erano i primi paesi di migranti, soprattutto verso gli Stati Uniti, ma non soltanto verso gli Stati Uniti. Oggi io credo che condividiamo con la stessa forza, la stessa determinazione, la stessa energia, un comune ideale per fare dell'Europa l'Europa dei popoli e non soltanto delle banche, l'Europa della gente, non soltanto dell'austerità, l'Europa della crescita e non soltanto della disoccupazione
specie giovanile. Per tutti questi motivi, caro Enda, benvenuto di cuore, a te la parola e grazie per essere stato all'Expo e con noi oggi. Thank you, Matteo. Very glad to be here. This meeting takes place as a continuation of a memorandum of understanding that we have with our Italian colleagues to strengthen and deepen the relationships between Ireland and Italy. The Irish like the Italians like the Irish. I like the energy levels of the Prime Minister displayed at the European Council. I like what you're doing in terms of the vision that you have for your country to lift Italy and as a consequence play a part in evolving the European Union to where we know that it can be. So that's the context in which the meeting takes place here. And we've agreed to keep these meetings operating at a high level. I've invited Prime Minister Renzi to come to Ireland next year, whenever that might be appropriate. He would be very welcome with his delegation. We spoke about the relationships between our countries. This is the 1400th anniversary of the death of St. Columbanus, who founded one of the most famous monasteries in the world at Bobbio, and in the 6th century was writing about Omnia Europae in Latin, all of Europe, the European Union. So the cultural links are something we talked about. Young people, universities, the world of academics, looking at what binds us together as personalities and as individual people. I was very impressed with the Expo Milan yesterday. I have to say the Italian headquarters is magnificent. It sets out a unique perspective on Europe and on how we can get where we know we would like to be through social justice, climate justice, the way that we can achieve objectives if people decide to pull together. And that's important in the context of Europe and where we are now. I had a breakfast meeting in the embassy with the ambassador this morning, Prime Minister. We met a number of Italian people who are either involved in Ireland or are investing in Ireland. And we want these links, obviously, to continue. We spoke about Greece, and we do hope that an agreement can be reached now on Saturday, Sunday, and that the difficulties that the ordinary people are having in Greece can be ended, and it can get back to being a strong contributing member of the Eurozone and the European Union, where everybody wants it to be. On migration, we talked about this. And I admire what Prime Minister Renzi said at a recent European Council meeting, that Italy would deal with the aftermath of Mare Nostrum itself because of what is happening across the Mediterranean. And I explained to him and to the European Council that we in Ireland understand this from our tradition, our history, where we lost thousands to the Atlantic in the similar situations to what's happened in the Mediterranean. And that's why we were happy to send down our naval ship, which rescued over 3,000 people from the Mediterranean. We're replacing that crew now with another ship, another detail for the next number of weeks. And yesterday at the meeting of the justice ministers in Luxembourg, we did say that we would opt in respect of this protocol, and we will accept people on relocation. We've already accepted more than twice what was recommended to us for resettlement. But because of our understanding of this, Matteo, while we're not subject to the protocol, once the protocol is approved and our Parliament approves it, we will involve ourselves in relocation. We spoke about the wider European agenda, about jobs, investment, about TTIP, about where we can be, about the necessity for politics to make decisions so that young people can have hope and confidence and opportunity for careers. And we also referred to our relationship with the United Kingdom and how we will work within the context of the technical discussions that are now taking place about Prime Minister Cameron's decision to have a referendum by the end of 2017 at the latest in respect of whether Britain stays in or stays out. Obviously, our view is that it should stay as a valued member of the European Union and continue to be in a leading position for many years ahead. So it's a privilege to be here, Matteo. Thank you for the hospitality. We look forward to your visit to Ireland next year, whenever that's appropriate. Thank you so much, and thank you. Who is the first? David Davenpower, RTE Irish State Broadcasting. Taoiseach, now that you've seen the shape of the Greek proposals, are you more optimistic that there will be an agreement over the weekend, and as Prime Minister Renzi suggests, that you may not have to meet again on Sunday?
Well, after quite a deal of great difficulty and confusion, at the meeting on Tuesday of the Eurozone leaders, a process and a strategy, David, was put in place, and I'm glad that that's being followed. I'm happy to see and to note that Prime Minister Tsipras has applied now for a third programme. I'm happy to note that in accordance with that meeting and its decision, they have now tabled their proposals. The structure is that these proposals are now analysed by the institutions of Europe. The Euro group meeting will take place tomorrow, and if that can be agreed and completed there, then so much the better. I have to say that every one of the leaders of the Eurozone on Tuesday want Greece to be able to stay as a valued member, and that this particular exceptional difficulty can be dealt with. So the proposals are now being examined by the institutions. Hopefully, and I really mean this, hopefully, that at the Eurogroup meeting of ministers tomorrow, that it can be signed off, and if not, that the leaders of the union can deal with it on Sunday. We'd like to think that while the time ahead will be difficult for Greece and for its citizens, that it will have the support of European colleagues in getting back to a position of confidence, of stability, of investment, of jobs, and hope for the people of Greece, a proud and noble people with a very long and powerful tradition. So look forward to that. I'm more optimistic than the past, obviously, but I think also the problem today is not only Greece. I believe possible an agreement about Greece. We work for this agreement. We hope this agreement will be closed until Sunday. The real question now is what type of Europe you can build. This is the question. It's absolutely crucial to save Greece in the respect of international laws, but at the same time I think we must image a Europe for the next generation. We discussed about it with Enda. Just to make some example, in this moment we need an Europe focused on the growth, on the ideals, on the values. And my personal point of view, this is my personal point of view, not the position of the colleague and the friends, I think in the last 12 years, 15 years, Europe lost a lot of opportunities. If you think about Lisboa strategy in 2000, you remember Europe has a place of innovation, dynamism. Today, Europe is not the most dynamic part of the world, is not the most violent region around the world. I believe in this Europe. In Rome, 1957, Italian people with older people found Europe as a place of peace. Then in 2000, all together, we define Europe as a place of innovation, dynamism. Today, I think we must save Greece, clear, with the support of Greek government, because without it's impossible. But at the same time, we must image a new idea for the future of Europe. And this is our common goal, and I think the goal for everyone who like European ideals. Italia? Presidente, mi scusi, so che insomma si è già espresso su questo, ma volevo sapere dal suo punto di vista, ci sono reali motivi di essere ottimisti, mi pare, nei prossimi sull'esito già forse domani dell'Eurogruppo e se ci sono delle questioni specifiche per questo discorso che lei fa su da dove deve ricominciare l'Europa dopo questa pagina per evitare insomma di ritrovarci magari tra qualche anno nella stessa situazione con un altro paese, cioè quali sono i punti su cui bisogna un po' ricostruire? La posizione italiana è una posizione molto chiara. Sono state anche sottolineature polemiche da parte di alcuni esponenti politici, di alcuni commentatori, di alcuni editorialisti che hanno detto l'Italia si è tenuta molto prudente sulla crisi greca. Noi abbiamo una posizione che è, a mio giudizio, estremamente chiara, e cioè che il problema di cui stiamo discutendo oggi è importante e riguarda la Grecia. Noi speriamo che ci sia un accordo.
Sarà un accordo non dissimile, non lontano da quello di cui si discuteva anche 15 giorni fa o 20 giorni fa. E qualsiasi accordo ci sarà, io sono ottimista come Enda, sarà un accordo importante perché le sofferenze dei nostri concittadini europei di passaporto greco ci stanno a cuore. A me dispiace vedere le persone in fila al bancomat per ritirare 20, 40, 60 euro. A me fa male vedere un pensionato che fuori dalla sua banca piange, come abbiamo visto nelle immagini di questi giorni. Quindi le sofferenze dei nostri concittadini europei di passaporto greco stanno a cuore a tutti noi. Ma, questa è la posizione dell'Italia, la vera questione non si risolverà domenica con la Grecia o con sabato all'Eurosummit, finché l'Europa non avrà il coraggio di dire che c'è bisogno di una discussione in più sulla crescita e una in meno sull'austerity, di un investimento in più sull'Europa dei valori e non soltanto l'Europa dei quattrini, di un investimento gigantesco che dobbiamo fare sull'Europa come spazio dinamico, brillante e innovativo per i prossimi anni. Questo che cosa comporta? Comporta che le prossime settimane, i prossimi mesi saranno importanti non solo per discutere di come va a finire in Grecia, ma direi di come va a iniziare la nuova fase in Europa. Noi lo diciamo da un anno, durante il semestre lo abbiamo detto chiaramente, ci sono stati dei primi segnali, penso alla comunicazione sulla flessibilità, penso al piano investimenti di Juncker, ma questi segnali sono segnali, a nostro giudizio, ancora molto timidi, troppo timidi. E allora, io vorrei semplicemente ricordare a tutti voi, ne abbiamo parlato anche con Enda, l'Italia in questo anno ha messo in fila una serie di riforme. Per anni l'Italia ha considerato l'Europa come il luogo dove andare a prendere la lezioncina sulle riforme da fare. Quante volte sentivate dire ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Nel giro di un anno noi abbiamo cambiato il mercato del lavoro, nel giro di un anno abbiamo finalmente dato stabilità con la legge elettorale al sistema politico, abbiamo approvato delle regole contro la corruzione e per la responsabilità civile dei magistrati che ci fanno finalmente essere orgogliosi all'avanguardia a livello internazionale. Abbiamo fatto ieri un investimento sulla scuola con 100.000 professori in più, più valutazione, più merito, più qualità, più autonomia, con tutte le polemiche che conoscete, gli scioperi, le contestazioni che abbiamo avuto. Da qui, io spero, alle prossime ore chiuderemo la riforma della pubblica amministrazione, che è una delle principali sfide che abbiamo, e abbiamo ridotto le tasse sul lavoro con l'operazione IRAP costo del lavoro, sgravi contributivi per i nuovi assunti e i meravigliosi, famosi, mitici 80 euro per chi guadagna meno di 1.500 euro. Un investimento di 10 miliardi di euro su una fascia di popolazione che soffre di più. Tutto questo l'abbiamo fatto in un anno. E poi c'è la riforma costituzionale che sta andando avanti, e poi c'è la delega fiscale, e poi c'è il sistema del giustizia. Quindi noi le riforme le stiamo facendo a casa nostra. Non c'è nessun paese in Europa che ha fatto così tante riforme in così poco tempo. Una volta che abbiamo fatto le riforme, potremmo dire o no che un'Europa che si basa soltanto su delle statistiche e dei parametri è un'Europa che non esiste? Ecco dov'è il punto di discussione dei prossimi mesi. E nessuno pensi che l'Italia vada adesso alle riunioni europee facendo la faccia di quella soddisfatta. Una volta che si è affermata la necessità di chiudere la delicata crisi greca, che avrà ancora molti mesi di fatica perché il governo greco adesso dovrà applicare le cose sulle quali ha proposto di impegnarsi, rimane in piedi il tema del rapporto tra crescita e austerity. E noi vogliamo che finalmente l'Europa torni ad essere la casa dello sviluppo e non la casa delle statistiche. The question for... Okay, well, stop. Okay. Thank you. Thank you so much, and again, for your presence. And really, I appreciated the invitation for the
official delegation in Ireland. My problem is the composition of delegation, because everyone must participate to Irish with the Irish delegation. So, because it's absolutely correct, the statement of Enda. Italian people like Irish people, Ireland culture, and we work together. Thank you so much for your participation to Expo.